Buongiorno da Giulia Mancinelli. In primo piano la cronaca: si è schiantato con la sua auto contro un muretto a Marotta, ma alla vista di una pattuglia della polizia è scappato. Protagonista della vicenda accaduta la notte di Capodanno è stato un ventenne senegalese residente a Senigallia. Il giovane, dopo l'incidente, ha tentato la fuga. Polizia e carabinieri hanno esteso le ricerche nel centro urbano, rintracciandolo poco dopo. Il senegalese, che ha anche aggredito gli agenti, è stato arrestato per lesioni e resistenza pubblico ufficiale e dovrà rispondere anche di danneggiamenti. Nuovo blitz dei ladri alla scuola primaria Pascoli in Piazza Saffi. Replicando il copione già verificatosi nella notte tra il 17 e il 18 dicembre scorso, i malviventi si sono introdotti all'interno dell'edificio rompendo una finestra. Una volta dentro, probabilmente un ladro solitario, ha scassinato la macchinetta degli snack e distrutto una porta. A scoprire l'accaduto è stato il personale scolastico. Sono stati smontati ieri i ponteggi della corte interna della scuola Fagnani. La rimozione delle impalcature esterne e la conclusione dei lavori è prevista entro il prossimo mese di marzo. Ad annunciarlo è stata l'amministrazione comunale, che punta a concludere quanto prima un annoso cantiere che prosegue celermente, approfittando di questi giorni di chiusura delle scuole. La CISL di Senigallia organizza un incontro pubblico sul tema del nuovo assegno di inclusione, che si terrà oggi pomeriggio alle 16 presso l'oratorio della Chiesa della Cesanella. L'assegno di inclusione rappresenta una risorsa fondamentale per molte famiglie, precisa il sindacato, e l'incontro pubblico si propone di fornire informazioni sulle novità introdotte e sulle modalità di accesso. Domenica 7 gennaio Vanessa Scalera sarà in scena con La sorella migliore al Teatro La Fenice di Senigallia, nel cartellone promosso dal Comune e Amat con il contributo di MIC e Regione Marche in collaborazione con la Compagnia dell'Arancia. Lo spettacolo, con il testo di Filippo Gili, è diretto da Francesco Frangipane, con in scena anche Daniela Marra e Michela Martini. Inizio alle ore 21. Come sempre, per queste altre notizie, viveresenigallia.it.